Buongiorno. L'argomento di questa settimana è quali sono le domande essenziali che si deve porre un autore che si accinge a scrivere. Ho parlato spesso nei miei video di costruzione, di progetto, ma molto meglio di me ne parla Marcel Proust nella sua Ricerca del tempo perduto. Allora, sapete che dopo 3.000 pagine, 7 romanzi, questo progetto, finalmente il narratore è pronto a scrivere il libro che ha concepito, no? Quindi già il progetto era chiaro dall'inizio. Scrive nel tempo ritrovato Proust. Leggo dalla traduzione di Maria Teresa Nessi Somaini, pubblicata da Rizzoli nel 94. Cioè, il soggetto è lo scrittore. Dice: che lavoro avrebbe davanti? Per darne un'idea, bisognerebbe rifarsi a paragoni con le arti più nobili e disparate. Infatti, un tale scrittore, il quale peraltro farebbe apparire le facce opposte di ogni carattere per mettere in evidenza il volume, dovrebbe preparare minuziosamente il proprio libro con costanti raggruppamenti di forze come per un'offensiva, sopportarlo come una fatica, accettarlo come una regola, costruirlo come una chiesa, seguirlo come un regime, superarlo come un ostacolo, conquistarlo come un'amicizia, supernutrirlo come un neonato, crearlo come un mondo, senza trascurare quei misteri che hanno la spiegazione soltanto in altri mondi e il cui presentimento è quello che più ci commuove nella vita e nell'arte. E in quei grandi libri ci sono delle parti che si è avuto soltanto il tempo ad abbozzare e che probabilmente non verranno mai terminate a causa dell'ampiezza del piano architettonico. Quante grandi cattedrali restano incompiute? Un libro del genere lo si nutre, se ne rafforzano le parti deboli, lo si protegge, ma in seguito sarà lui stesso a crescere, a designare la nostra tomba, a proteggerla contro i rumori e, per qualche tempo, dall'oblio. Allora, Proust quindi ci dà un'indicazione. Cosa bisogna fare? Bisogna disegnare un piano efficace, consci però che il nostro lavoro potrebbe essere come una fabbrica del Duomo, potrebbe essere qualche cosa, come direi io per usare un paragone vicino a noi, come una Sagrada Famiglia di Barcellona, per esempio, no? Qualche cosa di mai finito, però qualche cosa che comunque è da progettare come una grande cattedrale, è da costruire, dice lui, prepararlo minuziosamente con costanti raggruppamenti di forze come per un'offensiva o da seguire come un regime o come una regola. Quindi è un qualcosa che chiaramente impegna molto lo scrittore. Quando Proust riceveva le bozze su carta, continuava appunto a fare quello che dice, a perfezionare delle parti, a completare, no? Quindi scriveva e aggiungeva, spillava, incollava dei foglietti per la gioia, dico in termini ironici ovviamente, del suo editore e anche dei poveri Clarac e Ferré che hanno dovuto fare l'edizione critica della Ricerca del tempo perduto. Quindi lavorava come un architetto si occupa della costruzione di una cattedrale, ma
non trascura neanche quelle sculture che sono lassù in alto, cioè ogni dettaglio merita di essere curato, di essere seguito, di essere trattato con amore e con passione. E però dobbiamo essere consapevoli che forse non tutto rimarrà proprio finito perfettamente alla fine. Quindi Proust da un lato lavora come un architetto, dall'altro lavora come un sarto che cuce, che aggiunge, che modifica, che perfeziona il dettaglio. L'opera quindi cresce come un organismo vivente e l'ultimo capitolo è stato scritto subito dopo il primo, perché comunque il progetto c'era fin dall'inizio, pronto nella sua mente, il progetto dei 7 romanzi che ha scritto. Ora, io voglio fare questo esempio di un autore che mi è molto caro per introdurre in modo molto più terra-terra quelle che secondo me sono le domande fondamentali che un autore si deve porre prima di iniziare a scrivere il suo romanzo. Allora, prima domanda: quale trama è la più idonea alla mia storia? Cioè, io ho un'idea di una storia da raccontare, ma quale trama devo scegliere? Se ricordate il mio video, il secondo di questa serie, che è intitolato Le solite storie, saprete che le trame sono in numero limitato. Ho però fatto anche un esempio, partendo da un racconto di Edgar Allan Poe, Il barile di Amontillado, in cui facevo vedere come una trama di vendetta apparentemente scontata venisse in realtà presentata in modo nuovo e accattivante e anche un po' spiazzante per il lettore da Poe. Seconda domanda: quali sono le fasi drammatiche della mia storia? Prendiamo per esempio, immaginiamo che vogliate scrivere un romanzo di adulterio con omicidio. Allora, le fasi drammatiche potrebbero essere queste. Dunque, primo c'è un divieto, ovviamente l'adulterio è un qualche cosa di vietato, qualche cosa che le leggi della società o comunque le leggi morali condannano. Seconda fase drammatica, quella della tentazione. Allora, Maria che viene così tentata, sa che non dovrebbe tradire il marito, ma viene tentata da questo perché incontra Roberto, il quale la seduce. Allora, iniziano i due, Maria e Roberto, un rapporto evidentemente trasgressivo rispetto al primo momento, no? Quello del matrimonio di Maria e col marito. E a questo punto, potete decidere voi cosa succede, no? Cioè, se il marito di Maria scopre gli amanti e li ammazza tutti e due, ne ammazza uno dei due, oppure fa qualcos'altro, o viceversa se Maria e Roberto diventano loro stessi invece uxoricidi, quindi Maria uccide suo marito per stare finalmente libera e felice con Roberto. Ecco, queste sono ovviamente le scelte che ha l'autore, e però questi vari momenti, queste fasi drammatiche le deve l'autore progettare fino dalla partenza. Queste fasi drammatiche, una volta progettate, e qui arriviamo alla terza domanda, e cioè, vanno tradotte in azione, quindi la domanda è come tradurre queste fasi drammatiche in azione. La risposta naturalmente la deve cercare ogni autore, ma dovranno essere comunque delle azioni coerenti, portate avanti attraverso delle scene che abbiano tutte un senso e che ad ogni passo facciano avanzare la storia. Quindi attenzione, evitare scene inutili, evitare delle cose che distolgano l'attenzione del lettore senza dargli un qualche cosa in più per andare avanti e motivarlo anche alla lettura. Quarta domanda: che genere di struttura adottare per l'azione?
Anche qui la scelta dipende dall'autore. Se volete un mio consiglio così spassionato, prendetelo per quello che è, dato in modo ovviamente molto teorico, e non indugiate troppo con gli antefatti, cioè fate decollare la storia. Io ricevo a volte molti manoscritti, soprattutto di romanzi che vorrebbero essere romanzi d'azione o polizieschi o comunque dei romanzi da cui mi aspetto di entrare in una storia e arrivo a metà del romanzo, l'azione vera e propria non è ancora decollata, siamo ancora agli antefatti, siamo ancora così a perderci tra le pagine, e questo normalmente non va bene. Ovviamente io qui sto parlando in modo molto astratto, no? Non un'opera specifica a cui mi posso riferire, o a cui mi voglia riferire, però comunque io credo che un autore si debba porre questo problema. La mia azione, l'azione del mio romanzo, comincia troppo tardi, troppo in là. Fatta slittare troppo verso il centro, col rischio di stancare il lettore o di demotivarlo. Pensateci. Quinta domanda: quali e quanti personaggi servono per la mia storia? E lì, naturalmente, anche questo dipende dalla storia. Per esempio, per una storia d'adulterio, minimo minimo ci vuole lui, lei e l'altro, altrimenti la storia non sta in piedi. Poi naturalmente devono essere sempre personaggi che fanno avanzare l'azione, oppure se il romanzo è più complesso dovrete costruire un vero e proprio sistema di personaggi, protagonisti, coprotagonisti, antagonisti e così via. Sesta domanda: quale genere di ambientazione è più adatta per la mia storia? Anche qui ne ho parlato nello scorso video, il video numero 9, ma anche in video lezioni precedenti. Qui l'ambientazione è molto importante e ovviamente deve essere in sintonia sia con la storia sia col tipo di personaggi. Io ho già detto la volta scorsa, parlavo proprio di ambientazione quasi come un paesaggio interiore, cioè si deve adattare al tipo di storia. Ho fatto un esempio bellissimo di Edith Wharton con Ethan Frome, che è così, questa ambientazione in questo piccolo villaggio sotto la neve. Settima domanda: qual è lo stile che devo adottare? E anche qui uno stesso tipo di storia può essere dare risultati molto diversi a seconda dello stile che si adotta naturalmente. Chiaramente questo dipende sia dalla storia, ma sia soprattutto dalla personalità dello scrittore, no? Da come uno scrittore scrive, che può scrivere in un modo secco, essenziale, che dà l'idea del romanzo hard-boiled, oppure può essere uno stile più poetico, uno stile minimalista o viceversa, uno stile lussureggiante, quasi barocco. Anche questo, naturalmente, deve essere una scelta consapevole. In un video precedente ho parlato di autori che si caratterizzano sulla base del loro stile, facendo l'esempio di Gadda, cosa peraltro molto difficile comunque caratterizzarsi per lo stile, ma chiaramente ogni autore dovrà trovare la sua voce, il suo stile, il modo più adatto per raccontare un certo tipo di storia che desidera raccontare e far arrivare i lettori. Allora, se potete porvi queste sette domande e trovare per ogni domanda che ho posto una risposta, beh, direi che ci sono buoni presupposti per cominciare a scrivere e magari per farlo anche con un certo successo, un certo buon risultato che senz'altro arriverà con la pratica, con l'ostinazione anche un po' e con la perseveranza senza dubbio.
ci diamo un appuntamento alla prossima settimana, continueremo a parlare di argomenti relativi alla scrittura creativa, andando anche così su piccoli dettagli, oppure anche parleremo di costruzione di scene, parleremo di sviluppi, parleremo di molti altri argomenti, perché praticamente un argomento, quello della scrittura creativa, è un argomento infinito. Alla prossima.